Ciao a tutti, oggi vediamo come ottenere un effetto bianco e nero, però vintage. La foto su cui inizieremo a lavorare è la seguente. In particolare andiamo immediatamente a trasformare la nostra foto in bianco e nero con uno dei metodi che abbiamo visto nelle scorse lezioni. Insomma, io uso in maniera molto veloce il livello di riempimento e regolazione bianco e nero, eccolo qua. E faccio insomma delle piccole modifiche, ad esempio scurisco il cielo, posso schiarire un po' i verdi, aprire leggermente i gialli, posso scurire i rossi per i campi, oppure ancora andare ad agire sul magenta, sul ciano, ancora per il cielo e così via. Insomma, faccio tutte le modifiche che ritengo necessarie per avere un buon bianco e nero. Per ottenere l'effetto vintage sicuramente ci dovremmo avvalere di che cosa? Di una texture. Ecco, in particolar modo vi lascio il link sotto nella descrizione se volete usare quella che ho usato io. Però esistono tantissimi siti su internet che forniscono delle texture gratuite, oppure c'è l'opportunità di usare delle proprie texture, cioè prendiamo la nostra macchina fotografica, facciamo delle fotografie ad esempio a dei muri oppure a delle staccionate, così via, insomma, e le utilizzeremo poi come texture. La bellezza di questo metodo, intanto trascino la texture dal desktop su Photoshop, la bellezza di usare queste texture è il fatto che questo effetto vintage può cambiare a seconda della texture che utilizziamo. Quindi in particolar modo utilizzando questa la rotiamo 90 gradi in senso orario, la trasciniamo mantenendo le proporzioni e la adattiamo alla nostra fotografia in questo modo. Diamo ok e ci troviamo dinanzi a questa situazione. In particolar modo la texture è colorata, quindi quello che vi consiglio è di desaturarla o di colorarla anch'essa in bianco e nero. Quindi andiamo sul livello di riempimento e regolazione bianco e nero, lasciamo perdere tutte le modifiche e tenendo premuto Alt da tastiera andiamo a creare una clipping mask, vedete? Portando il cursore tra la separazione del livello bianco e nero e quello della texture, l'icona, come potete vedere, cambia da una manina a un quadratino con una freccetta. Questa si chiama clipping mask in inglese oppure maschera vettoriale. È possibile, vedete, anche farlo da questa iconcina qua all'interno della palette. Quindi otteniamo che il livello di bianco e nero è attribuito soltanto al livello sottostante, cioè quello sotto la freccetta, ovvero la nostra texture. E a tal punto dobbiamo agire sulla texture, quindi selezioniamo il livello della stessa e andiamo a cambiare il metodo di fusione. Qui non esiste un metodo di fusione preciso, ho fatto delle prove in precedenza e a me piaceva molto colore più scuro, però provate voi, magari per esempio c'è anche luce soffusa, è molto carino come effetto, oppure anche sovrapponi, moltiplica, a volte anche è un buon metodo di fusione, quindi scegliete voi un po' quello che vi piace di più. L'importante insomma è riuscire a vedere le crepe oppure questi segnettini, insomma, che danno quell'effetto di vecchio, di vintage alla nostra foto. In particolare l'effetto è molto forte, quindi andiamo a diminuire l'opacità della nostra texture, ad esempio dal 100 al 50, oppure possiamo aumentare ancora dal 50, per esempio al 65, 70, insomma, scegliete voi il livello che più vi aggrada. In particolar modo, fatto questo, cerchiamo di dare un po' di colorazione vintage alla nostra foto e tutto questo lo faremo grazie al livello delle curve, quindi livello di riempimento e regolazione curve, andiamo a utilizzare, anziché ovviamente l'RGB, il canale del rosso e il canale del blu. Iniziando dal canale del rosso andiamo ad aggiungere leggermente, proprio leggero leggero, un po' di rosso, ci spostiamo sul blu e andiamo ad aggiungere leggermente un po' di giallo, quindi complementare del blu e giallo, trasciniamo la curva del blu verso il basso e otteniamo la nostra colorazione blu che dà un effetto sicuramente più vintage rispetto a prima. Se è troppo forte, come sempre, diminuite l'opacità dal 100 al 50, al 60 e così via, e otteniamo la nostra foto vintage. In particolar modo, per arricchire il tutto, possiamo creare una vignettatura, quindi facciamo Ctrl Alt Shift più E, ripeto Ctrl Alt Shift più E per creare un nuovo livello che contiene tutti i visibili sottostanti. Andiamo sul filtro, Camera Raw. A me piace farla così la vignettatura, poi ci sono tantissimi altri modi per farla. Andiamo in particolare sul pulsantino FX, cioè quello che fa riferimento agli effetti, e aggiungiamo, spostando verso sinistra la nostra slider, una vignettatura su cui poi è possibile agire, ad esempio variando il punto medio, vedete? Variando la rotondità della stessa,
nonché la sfumatura e poi anche le luci. Ok, io in particolare le luci le lascio sempre a zero. Ottenuta questa vignettatura, possiamo poi concludere il tutto, ad esempio, andando ad aggiungere del dettaglio con i metodi che abbiamo già visto in altri video tutorial, come per esempio il filtro accento a passaggio, la maschera di contrasto, oppure, come visto nell'ultimo video tutorial pubblicato sulla nitidezza, con il processo di Bruce Fraser. Vi ringrazio per aver visto questo video tutorial, si conclude qua, abbiamo creato un ulteriore effetto, sempre facente capo ovviamente alla nostra rubrica sul bianco e nero, cioè abbiamo trasformato una foto in bianco e nero dandogli un che di vintage. Come sempre vi aspetto al prossimo video tutorial, se ancora non l'avete fatto vi prego di iscrivervi al canale e di seguirmi su Facebook alla pagina Emanuele Brilli Photoshop and Photography. Ciao!